Radio Radicale, ci occupiamo delle interrogazioni al primo ministro Theresa May alla Camera dei Comuni che si sono svolte dopo mezzogiorno dello scorso 10 ottobre, mercoledì scorso. Ricordiamo che era dal 12 settembre che non si svolgeva il question time alla Camera dei Comuni col primo ministro Theresa May. Questo lungo stop è stato dovuto sia agli impegni europei del governo, c'è stato il vertice di Salisburgo, ma anche alla stagione dei congressi dei partiti politici che si sono svolti nel Regno Unito, tra questi anche il congresso del Partito Conservatore che ha ribadito la leadership di Theresa May dopo l'acceso scontro con Boris Johnson nel congresso che si è svolto a Birmingham. Non si è parlato nel corso di questa seduta del question time, durante la quale sono intervenuti oltre 20 parlamentari dell'opposizione. Non si è parlato di Brexit, dicevamo, ma si è parlato di un tema che potrebbe essere una delle conseguenze della Brexit, l'austerity. Come vedrete, nel corso di questa seduta della Camera dei Comuni è intervenuto anche il leader dell'opposizione Jeremy Corbyn, ma tuttavia la seduta si è aperta con un annuncio di Theresa May. La Premier ha annunciato che dopo aver partecipato al summit della giornata di salute mentale ha dato un nuovo incarico. Si tratta della nascita di una nuova figura nel governo, il viceministro incaricato di coordinare le politiche per prevenire i suicidi in Inghilterra. Dopo l'annuncio dei mesi scorsi, la nomina è stata formalizzata proprio nel giorno del question time alla Camera dei Comuni ricordata in aula proprio in apertura di seduta durante le interrogazioni al Premier Theresa May, proprio mentre si svolgeva questo summit ministeriale presieduto dal titolare della sanità del Regno, Matt Hancock. Tuttavia, dicevamo, si è parlato molto di austerità e di temi economici. La Premier ha detto che i tempi migliori sono davanti a noi, così si è riferita Theresa May parlando in aula del dopo Brexit e della promessa di mettere fine a 10 anni di austerità in questo primo appuntamento dopo il lungo stop di cui abbiamo parlato. Vedremo il debito calare e il sostegno ai servizi sociali salire, ha assicurato la Premier conservatrice per il prossimo futuro, ammettendo che ci sono scelte dure da fare per l'immediato, e ha insistito sulla propria linea negoziale con Bruxelles, ribadendo l'impegno a mettere fine all'austerity, ma non alla responsabilità fiscale di bilancio. Impegni che sono stati, poi lo vedrete, respinti come parole al vento dal leader dell'opposizione laburista Jeremy Corbyn, secondo il quale i tagli continuano in realtà a produrre i loro effetti sugli stipendi e le carenze di insegnanti e poliziotti, mentre il 33% è più povero nel